Partito il fermo pesca e scoppia la grana Croazia. Mentre i pescatori dell'Adriatico italiano hanno incrociato le braccia ieri, in un momento nemmeno così critico per i ricavi, dall'altra parte del mare nessuno tempera il fermo biologico imposto dall'Unione Europea per ripopolare la fauna ittica. Eppure la Croazia è nell'Unione dal 2013, quindi anche per la sua marineria valgono le leggi continentali. Ma invece la nazione frontaliera approfitterà del fermo italiano per riversare il suo prodotto nei nostri mercati, consentendo addirittura la pesca domenicale. La circostanza fa sbottare i pescatori di Chioggia. Quindi il rispetto della produttività biologica del mare vale solo per una costa e non per l'altra? Che senso ha rispettare i limiti se c'è chi non li rispetta? Ci si chiede per le rive. Elio Dall'Acqua, del Consorzio Armatori Pescherecci, punta il dito anche sull'esiguità del sussidio erogato dallo Stato. Ci pagano 30 giorni con 30 euro al giorno, dai quali bisogna elevare le tasse, mentre addirittura i primi 10 giorni del mese di settembre non garantiranno introiti, ed è il primo anno che succede una cosa del genere. Il taglio del contributo non è l'unica avvertenza aperta con Roma. Gli incontri nella capitale, continua Dall'Acqua, non hanno portato a niente di nuovo, vedi la ventilata riforma della legge 154. Lo sguardo si sposta anche alla realtà locale, fra le bricole che spariscono e i canali che hanno bisogno di essere scavati. Intanto, per il periodo del fermo pesca, alcuni pescherecci troveranno posto al Porto Vecchio, lasciando più liberi i canali, specie quello di San Domenico. Preoccupazione ieri pomeriggio, poco dopo le 18, al porto commerciale, dove ha preso fuoco la merce stivata in una nave. Dalle prime informazioni, gli addetti stavano compiendo operazioni di saldatura, ma prima che le stive venissero chiuse, una parte del carico ha preso fuoco. Si tratta principalmente di casse, legname e bobine. Tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco, giunti in loco a pochi minuti dalla chiamata, i quali hanno domato le fiamme. Ora è il momento di racconta dei danni. È stato presentato ieri sera, nella sala conferenze del Museo Civico, il 50° numero della rivista Chioggia, diretta da Cinzio Gibin. Il periodico raccoglie come sempre studi e ricerche riguardo la città, anche ad opera di esperti che non la abitano, specie in ambito accademico. Ed è con le parole di giornalisti del Novecento, celebri o meno, che lo storico Sergio Ravagnan ha aperto la presentazione, ricordando come già nel 1877 le penne veneziane mettevano in luce i caratteri più deteriori del borgo di Laguna Sud, ma Comisso, Vergani e altri resero di Chioggia un ritratto più ricco, fedele e appassionato dalle pagine di grandi quotidiani come il Corriere della Sera. In questo numero della rivista, che verrà presentato anche in ulteriori circostanze, spazio anche la gestione delle risorse ittiche, alle Piere Sbuse e un ricordo del retorico Danilo Mainardi da parte della Scuola Media Maderna di Sant'Anna. Carnevale per una sera in lungomare a Sottomarina. Nell'anno del rilancio della manifestazione di fine inverno, grazie anche ai figuranti venuti da Burano, la piena estate offre ai residenti e turisti una replica dei coriandoli e delle stelle filanti, ma soprattutto dei carri allegorici. Saranno ben 13 quelli che stasera sfileranno dalle ore 20:30 per il lungomare, nell'evento organizzato da Ascom e Chioggia TV. La partenza sarà data dalla discussa ex colonia Turati. Già un anno fa l'esperimento aveva raggiunto le circa 20.000 presenze extra, sulla scia di quanto accadeva negli anni 80. Dopo quelli del liceo veronese, arrivano i primi centini anche per l'Istituto Tecnico Cestari Righi. Si tratta di Marco Perini della classe quinta di informatica e di Riccardo Bosco Lepecchia della quinta A elettronica, i quali hanno appunto conseguito la massima valutazione di 100 al recente esame di maturità. Marco e Riccardo hanno anche vinto alcuni concorsi scolastici durante la propria carriera secondaria e superiore. Entrambi giovani periti ora sono attesi dell'università, nella fattispecie la facoltà di ingegneria a Padova. Ciao amici, buongiorno, eccoci arrivati al vero connubio tra alta pressione azoriana e alta pressione sub-mediterranea, quindi africana. Un connubio sostanzialmente negativo per ciò che ci riguarda, perché la prossima settimana entreremo nella famosa graticola. Cosa vuol dire? Vuol dire che
i potenziali sono molto alti, questa alta pressione invaderà in maniera decisa tutto il comparto dell'Europa, l'Europa orientale, quindi anche il bacino mediterraneo, regalando quindi sia stabilità atmosferica ma temperature veramente, veramente molto elevate, anzi troppo elevate. Quindi sì, il problema è che la siccità si ripercuoterà in maniera ancora più fastidiosa in alcune regioni che già stanno soffrendo, e anche da noi avremo una situazione di caldo molto molto accentuata. Per ciò che ci riguarda, le coste saranno sicuramente un pochino meno calde dentro terra, ma anche qui raggiungeremo tranquillamente i 33-34 gradi dal lunedì e martedì in poi. Figuriamoci poi nella parte interna, dove toccheremo tranquillamente i 37 e anche i 40 gradi in alcune zone. Ovviamente questa situazione si percuoterà per tutta la prossima settimana, regalando quindi una settimana veramente, veramente molto pesante. Io direi che questa alta pressione può definirsi tranquillamente un veleno. Cosa aspettarci per oggi? Innanzitutto oggi abbiamo un discreto cavo d'onda che si sta inserendo in questa alta pressione di correnti, diciamo, sud-occidentali, che regalerà questa sera in alcune zone della Lombardia e del Veneto dei temporali, ma non troppo significativi. Ma la situazione migliorerà entro la mattinata di domani, regalando un'ottima domenica di sole e di bel tempo. Quindi questa sera, questa notte, probabilmente qualche temporale, forse potremo vederlo anche noi. Nel frattempo però la giornata trascorrerà all'insegna comunque del bel tempo, forse qualche velatura nel pomeriggio. Le temperature odierne non risentiranno di grossi aumenti, saremo tra i 29 e i 30 gradi e la sensazione di afa sarà abbastanza limitata. Non mi resta che aggiornarmi a domani, buona giornata a tutti.